La gestione del servizio idrico in Italia fa passi in avanti, crescono gli investimenti, soprattutto quelli dei gestori industriali, e diminuiscono le aree sotto infrazione europea per la depurazione, ma il Sud resta indietro. A scattare la fotografia dello stato dell'arte del settore sono i dati del Blue Book, la monografia realizzata dal Centro Ricerche di Utilitalia. Nonostante i buoni risultati raggiunti, il settore ha però bisogno di un nuovo impulso. Il comparto ha un fabbisogno drammatico di investimenti, noi stiamo investendo 2 miliardi all'anno, ne servono almeno 5, lo stato delle reti è arretrato, mancano i depuratori in Italia, per questo serve stabilità delle regole, non è il momento di fare grandi riforme, le imprese hanno bisogno di chiarezza, certezza delle regole per alimentare i loro disegni di sviluppo. Poi il capitolo tariffa, la bolletta degli italiani resta ancora tra le più basse d'Europa. Rispetto alla situazione europea, l'Italia si trova a livello di tariffe la migliore in assoluto, quindi i cittadini italiani dovrebbero essere contenti perché pagano molto meno dei cittadini francesi, tedeschi, inglesi. È chiaro che tutto questo si ribalta su una difficoltà di reperire fondi per migliorare le capacità tecniche delle nostre imprese e gli investimenti.